Linea 15, siamo a bordo con il sindaco uscente Patrizia Barbieri, si ricandida con il centrodestra, il suo motto è Piacenza è il mio partito. Lo diciamo per trasparenza, doveva essere a bordo anche il candidato a sindaco dei liberali Corrado Sforza Fogliani, ci ha fatto sapere solo poche ore prima la sua assenza. Ci dà lo spunto per una domanda, i liberali quanto indeboliscono la coalizione del centrodestra, la corsa indipendente dei liberali? Sicuramente i liberali con questa candidatura hanno rimesso in pista la sinistra, stanno facendo un favore alla sinistra. Viaggiamo in autobus, siamo in Viale Sant'Ambrogio, ci avviciniamo al ponte che porta in Lombardia, sul Po, Piacenza e Milano. Come si possono o si devono, secondo lei, migliorare i collegamenti? Ma si devono necessariamente migliorare collegamenti che portano le conseguenze disastrose di una scelta che ci fu anni fa, cioè l'alta velocità a Reggio Emilia. L'alta velocità doveva essere a Piacenza, è stata una scelta a mio avviso sciagurata. Però bisogna non solo lavorare, ma abbiamo già anche lavorato per cercare insieme anche ad altri capoluoghi, faccio riferimento alla città di Cremona, ad esempio la città di Cremona sta lavorando con noi proprio per evidenziare nel rapporto che c'è tra le due regioni quali sia la necessità di un'interlocuzione per sfruttare tutte le tratte ferroviarie. Ricordiamoci che ad esempio anche la Piacenza-Cremona è inutilizzata e potrebbe servire per migliorare quello che è il trasporto non solo dei pendolari ma anche delle merci. La chiave qual è? Fare pressioni sulle ferrovie dello Stato? Non solo, noi abbiamo fatto pressioni sulle ferrovie dello Stato, abbiamo coinvolto anche Trenord insieme a Lodi e a Codogno perché vanno aumentate sicuramente le corse. Le due regioni devono responsabilmente parlarsi per cercare di intensificare questi tipi di collegamenti. Eccolo, lo vediamo il ponte lì, è a due passi la Lombardia. Siamo collegati, quindi è un tutt'uno, basterebbe veramente poco. Io penso che debba esserci una volontà a livello centrale, a livello regionale, di interlocuzione seria. Non è un mistero, lei vive a Castelvetro, quindi a due passi dalla Lombardia, da Cremona. Per un sindaco amministrare una città in cui non vive è un ostacolo? No, assolutamente no, perché io in realtà vivo in questa città nel senso che ci ho sempre vissuto. Voi pensate che io mi sono laureata nell'83 e dal 1983 ho aperto uno studio a Piacenza dove ho trascorso praticamente tutta la mia giornata, sempre dall'83 in poi, quindi penso di conoscerla molto bene questa città. Questo format linea elettorale si fa su un autobus, lo vediamo. Certo. Una domanda personale, un suo aneddoto, un suo ricordo su un autobus? Ma il mio ricordo sull'autobus era quando si andava a scuola al mattino e si era tutti accalcati, perché questa è sempre stata una costante anche negli anni passati. E anche oggi. E non c'è stato mai rimedio, devo dire. Però si aspettava il momento dello scendere dal bus per poter fare quei 500 metri magari in compagnia di amici che non erano all'interno della stessa classe, e quindi era anche il momento per accordarsi, per potersi vedere. Era un momento comunque piacevole pur nel disagio del viaggio.